Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi vi volevo parlare di un'altra tecnica che aiuta tantissimo le manifestazioni usando la legge dell'attrazione universale, che è praticamente la nostra mamma, quella che ci dà tutto quello che vogliamo, solo sapendo come metterci in contatto con questa legge, e cioè la nostra vibrazione che si allinea a quello che è la frequenza giusta. Perché, come dicevamo, tutto in questo universo è vibrazione, tutto quello che c'è intorno a noi è vibrazione e noi comunichiamo con l'universo attraverso le nostre emozioni che sono vibrazioni. Queste emozioni, se sono positive, dicevamo che attira come in uno specchio le cose positive e viceversa, se sono negative, attira verso di noi sempre le cose negative. È una legge, non si sbaglia questa legge, mai, non si è mai sbagliata. Quindi sei tu che chiedi, anche senza renderti conto, tutti i giorni quello che vuoi, con cosa? Con le tue emozioni, con le tue vibrazioni, naturalmente. Allora, oggi dicevo che magari al mattino presto puoi iniziare a fare delle affermazioni. Allora, c'è gente che fa liste interminabili di affermazioni. Io sono, e quindi anche qui mi attacco un'altra cosa, nel senso che prima di tutto devi sapere chi sei e tu chi sei. E quando naturalmente dici chi sei, dici io sono, quindi tu cosa sei? Devi sapere che sei purissima energia, quindi sei non solo questo corpo, tu non sei solo questo corpo perché hai questo corpo, tu non sei solo questa mente, hai questa mente, tu non sei solo queste memorie, ma hai queste memorie, tu sei molto di più. Sei pura energia in un corpo umano, quindi la tua energia, che è quello che tu sei sempre stato e sempre sarai, quindi la tua energia eterna, perché tu sei eterno, è sempre con te. Sta a te metterti in collegamento o allinearti al tuo io, che c'è sempre con te. Quando non è con te, è sempre con te, però tu con le tue emozioni non ti colleghi mai, oppure solo quando sei felice, o quando sei felice in quel momento tu sei allineato al tuo io. Allora, dicevo, le affermazioni aiutano tantissimo prima di tutto ad alzare le tue vibrazioni positive e a farti stare meglio, e inizi a dire, non lo so, io comunque vi consiglio sempre di non usare troppi io sono, nel senso che puoi iniziare a fare delle 5, 6, 7, 10 affermazioni, va bene? In quello in cui tu credi realmente, cioè ancora di più di quello che è. Perché, vabbè, come sempre ci vediamo più magri, più brutti, più così, più così. Cioè, troviamo un milione di difetti a noi stessi, ma noi siamo dei esseri perfetti. Tutti noi siamo perfetti per quello che siamo. Dio non ha creato niente di imperfetto, o se non vuoi chiamarlo Dio, chiamalo universo, ma è la stessa cosa, nel senso che non ha creato niente di imperfetto. Tu sei un essere perfetto, così come sei. Perché la tua perfezione è nella tua unicità, e tu, quando sei arrivato in questa esperienza di vita, sei arrivato qui abbracciando la diversità di quello che è il mondo. Quindi la tua unicità è la tua perfezione. Nell'essere unico tu sei perfetto, così come sei.
sei pura energia che, come dicevamo, l'energia non si può distruggere. L'energia è indistruttibile, è eterna, è tutta l'energia. E qui, in questo universo, in questo cosmo interminabile, infinito, e dove non c'è mancanza, dove non ci sarà mai mancanza perché è infinito, quindi la matematica ci insegna che è una cosa infinita. Allora, sei venuto qui, come dicevo, per abbracciare la diversità e quindi, tornando alle nostre affermazioni, io sono buono, io sono bravo, io sono qualsiasi cosa tu decidi che ti sta bene, che ti fa naturalmente aumentare le tue vibrazioni, lo devi fare almeno 10 minuti al giorno o anche 5, ma con quella convinzione, non parole vuote. Le parole vuote non hanno nessun senso, puoi dire qualsiasi cosa, se non lo senti qui e non lo vedi qui, non ha senso dire. Qualsiasi cosa dici è solo tempo sprecato. Quindi, quando tu dici un'affermazione, lo devi sentire, lo devi sentire partire dalle viscere e lo devi visualizzare nella tua mente. Quando io sono libero, nella libertà non vuol dire solo libero di camminare dove mi pare. La libertà vuol dire anche avere la libertà di poter viaggiare, quindi avere tutto quello che desideri. Libertà vuol dire tanto. Quindi quando dici io sono libero, io sono libero, lo devi sentire con quell'emozione di libertà. Che cosa ti fa sentire a te la libertà? Che cosa ti produce a te quando dici libero? Quindi visualizzi, ti visualizzi viaggiando, ti visualizzi te stesso in quella libertà che per te ha un senso. Ricordati che percezione vuol dire creazione, quindi tu quello che percepisci crei, quello che tu percepisci crei. Quindi quando tu fai l'affermazione, ci credi con le tue emozioni e lo visualizzi e continui così finché non ti devi mai scoraggiare, non ti devi aspettare che succede, può succedere in 24 ore come può succedere in 3 anni, dipende quello che chiedi, ma tanto di più in quello che credi. E se credi veramente, non devi mai perdere la speranza, perché comunque sia è come un seme che tu metti nella terra e quel seme devi dargli il tempo di gestazione per venire fuori la pianta o il fiore o l'albero che tu hai messo sottoterra. Non è che tu lo puoi piantare oggi e domani vai lì a scavare per vedere se ha fatto le radici. No, devi dare il tempo a tutto, ma devi credere così forte con il tuo io, con tutto te stesso, perché tutto può prendere forma. Quindi le affermazioni aiutano tantissimo, aiutano veramente tanto, ma le devi sentire quei tuoi sentimenti con le tue emozioni che partono da qui e li devi visualizzare, li devi praticamente vedere con gli occhi della mente, vedere te stesso in quello che dici io sono, e ricorda che tutto è qui e adesso. Quindi qualsiasi affermazione fai, la devi fare nel tempo presente, perché il passato non esiste. Quando parli del passato, parli sempre nel presente, e quando ti riferisci al futuro, parli sempre in questo istante, perché la tua vita è qui, adesso, in questo istante. Quindi qualsiasi cosa fai, lo devi fare o dire nel tempo presente. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Grazie di cuore e al prossimo video. Arrivederci e grazie mille.